Diana, incrocio con un pastore belga di taglia grossa e dal manto scuro, diventata famosa sul web per alcuni scatti che per posa e inquadratura ed un post è stata scambiata per un cucciolo di orso, è tutt'altro che aggressiva e pericolosa, anzi, gioca e fa festa anche alla nostra troupe e a chi gli si avvicina, nonostante abbia una malformazione alla zampa anteriore destra, ma che non gli impedisce di giocare con Billo, un altro cagnolino che vive con lei nella stessa casa e di proprietà della signora Maria Donini di Pergola, che involontariamente è diventata meta di giornalisti e curiosi in questi giorni. Il tutto è scaturito da una breve fuga dei due amici di giochi di poche decine di metri dalla casa, dato che lunghi tragitti Diana non ne può fare, ma che sono bastati per essere fotografata e scambiata per l'orso che si aggira per Pergola. È uscito, stia a sentire, io il cane, vengo giù, non c'era più. Ma dov'è il cane? Dice, sempre dentro, tutto chiuso, perché ho paura, perché cade. È andato all'incrocio. Dall'incrocio l'ho trovato qua da vicino mia. Ma il cancello mia non l'ha trovato, ha trovato questo di qua. E quindi si è messo lì e dopo l'ho fatto tornare oltre. Ma i dovuti accertamenti hanno subito fatto chiarezza sull'accaduto e scoperto chi ne è stato l'artefice. Da capire a questo punto, e lo stabiliranno ulteriori indagini, se ci sono ipotesi di reato o tutto è da ricondurre a una burla involontaria. Voi avete capito subito che si trattava di qualcosa che non era assolutamente un orso? Sì, l'abbiamo capito subito dalle foto e poi... abbiamo chiamato la persona che ha scattato queste foto, ce ne sono altre che rappresentano anche l'altro cagnolino che va sempre insieme a questo cane, quindi sin da subito abbiamo capito che non si trattava di un orso. E poi comunque non si avvicinerebbero a un centro abitato? No, assolutamente. Sono presenti solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, negli altri parchi che sono la Maiella e il Gran Sasso Laga. Qualche esemplare può arrivare nell'Ascolano, ai Sibillini e poi alla Laga. Basta, non ci sono possibilità di trovarlo qui, in queste zone. E quindi noi il territorio lo conosciamo benissimo, sappiamo subito se nel territorio avvengono determinate situazioni. Questo è stato un caso particolare e logicamente ci siamo attivati perché la popolazione era un po' scossa da questa presunta foto che era stata pubblicata. Allora, mistero risolto, però un po' di trambusto l'ha creato. Sì, a Pergola abbiamo finalmente risolto il mistero della presenza di un orso, perché nei giorni scorsi erano state pubblicate delle foto su una pagina Facebook che ritraevano un animale fotografato da un centinaio di metri che poteva apparire nella sagoma un orso, anche perché poi l'immagine era distorta dal parabrezza attraverso il quale era stata scattata la foto. Eccolo là, com'è bello lui.